La musica di ieri e di oggi su Radio CRT. Radio CRT. Allora, state ascoltando Barricati su Radio CRT fino alle 18, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. Abbiamo al telefono Massimo Sirelli. Pronto Massimo, ci sei? Sì, eccomi qua. Oh. Ciao Massimo, buonasera. Buon pomeriggio. Allora, prima di tutto, dove sei collocato in questo momento? Fortunatamente sono a Catanzaro, okay. A Stellia Marina nello specifico, per cui quarantena in famiglia. È giusto. Almeno. Ricordiamo, perché giustamente magari c'è chi ti conosce e c'è chi no, tu sei originario di Catanzaro, giusto? Sì. Sì, sì, sì. Però abiti in Piemonte, a Torino. A Torino, sì, ormai dal 2000, sì. Ok, e diciamo che non è che sei sceso durante, diciamo che non sei un profugo, ecco. No, non sono uno di quelli che è scappato. Casualmente mi ritrovavo qui in un buco lavorativo. E poi sono rimasto bloccato, ecco. Certo, vabbè, hai fatto la tua parte da bravo cittadino. Sì, assolutamente, anche perché avrei potuto, come dire, salire e poi tornare qui, invece ho detto vabbè, disdico degli appuntamenti di lavoro e ho preferito fermarmi. Giusto, chiaro. Allora, per chi non lo conosce, Massimo è un artista italiano. Sì, e sì. Raccontaci un po' che cosa fai, perché sono cose molto particolari, sì. E molto belle. Sì, diciamo che la definizione di artista non è che mi piace sempre molto. Artigiano preferisce artigiano? Mi piace sempre parlare di creatività, okay. Che è qualcosa di un po' più modesto e delicato. Parla di arti visive, di scultura, di... A me piace definirmi un creativo, perché okay. Spazio dalla pubblicità alla pittura, alla scultura, alle grandi installazioni, mi piace fare. È giusto. E quindi questa è la mia definizione più comoda. Diciamo che ultimamente sei più famoso, tra virgolette, per i tuoi robot. I robot sono, sì, sono più famosi di me. Vabbè, va bene anche così. Sì, allora, i miei robot. Diciamo che c'è una pagina Instagram per chi vuole vedere appunto cosa crei, e che se non sbaglio è quella Massimo Sirelli Archive, giusto? Archive è la pagina di archivio opere, perché okay. Poi queste opere stanno andando più veloce di me, per cui me le ritrovo in posti inaspettati, con condivisioni spontanee, per cui questo profilo nasce per ricondividere i contenuti che dal mio account ufficiale non riescono a essere pubblicati, per cui seguitemi su Instagram, Massimo Sirelli Official. Semplicemente. Okay. Tu fai esattamente. Tu i tuoi robot, la cosa particolare è che i tuoi robot sono costruiti con materiali di riutilizzo. Sì, assolutamente. Sono materiali di recupero, dove spesso il recupero è un recupero di pezzi di vita, perché quasi tutti i componenti che io vado a utilizzare fanno parte della mia quotidianità, okay. O delle persone che mi stanno accanto, per cui mi piace recuperare tra gli oggetti abbandonati di amici, di familiari, sì. Di parenti, per cui si portano dietro una storia intrinseca di vissuto, sì. Che a me è caro, per cui lo valorizzo con più amore. Certo, ecco, così dai anche vita, cui... ridai vita, insomma, all'oggetto. Sì, sì, perché poi nascono anche le biografie, queste opere hanno dei nomi di persone, hanno delle biografie vere, e parlano, e si possono poi vedere tutti e leggere sul sito adottaunrobot.com. Perfetto. Che è la prima casa di adozione di robot da compagnia. Bellissimo. Ti posso dire, la mia preferita è la Regina Centobaci. È molto bello. È uno dei primi esperimenti in cui ho iniziato anche a utilizzare, perché adesso sono anche zio. Okay. E quindi ma ormai da un po' di tempo. E quindi anche le mie nipotine si iniziano a disfare dei loro giocattoli rotti. E allora solitamente utilizzavo solamente materiali nobili, sì. Metalli. Adesso sì. Sono arrivati anche gli oggetti in plastica, come la bambolina da cui nasce la Regina Centobaci. Beh, giusto, sì. Trovo anche una collocazione per questo. Senti, ma di tutti questi oggetti che tu hai riutilizzato,
ce n'è stato uno in particolare che magari era tuo e hai avuto difficoltà in un certo senso a disfartene, cioè perché eri molto legato, però comunque era forte lì la voglia di creare. Nasce proprio per questo motivo il progetto dei robot, proprio per la mia incapacità di lasciare andare gli oggetti e buttarli, e quindi dar loro una nuova forma, unirli insieme in oggetti unici ed arte era la maniera più nobile che io potessi trovare per far andare via le cose, perché bene, poi mi viene più semplice lasciarle andare sotto forma di opera d'arte e non come oggetti. Giusto. Ma senti una cosa, visto che tu sei quasi, diciamo, un topo da laboratorio, che cos'è che ti sta mancando di più in questo periodo? Beh, sono tante le cose che mancano in questo periodo, in questa strana quotidianità. Esatto. Io sono, è vero, un topo da laboratorio e anche un po' un topo di casa, perché mi piace. È proprio stando in pace che nascono le opere, sì, con le tranquillità e serenità, sì. Per cui io sono abituato, no, a stare al chiuso, però è vero che manca la libertà, manca la poter vedere i propri affetti, no? Certo. Quelle cose, manca. Quelle che davamo un po' più per scontate. Esatto, esatto. In qualche modo, sì. Va bene, Massimo, noi ti ringraziamo e niente, ti auguriamo buon lavoro, perché comunque stai continuando a lavorare. Resto nel tuo laboratorio. Barricato. Radio CRT. Suona la vita.